io e come me tanti altri abbiamo impostato la nostra vita sull'Inter. Non esiste nient'altro se non la squadra, la curva, basta. Noi non ci sforziamo per essere così, noi siamo nati così. Non sei costretto, tu scegli. Tu vivi una passione che non ti potrà togliere nessuno. Perché solo tu puoi dire sì o no, ma nessuno ti potrà togliere qualcosa. Quella passione te la vivi come vuoi. Per noi è una cosa che è normale, la nostra vita è questa. The 2020-21 season took place without supporters in the stadium for the first time in history. This same season, Inter won their first title since the treble in 2010. Throughout the year, Inter's ultras kept the spirit of aggregation and togetherness in a time of social isolation. Essere ultra nella vita significa che i tuoi ideali li porti tutti i giorni fuori dallo stadio. All'interno del mondo ultras ci sono dei codici e delle regole non scritte. Il rispetto, l'educazione, la lealtà. In quel momento siamo una testa sola, uno sguardo e mille occhi che però alla fine sono un occhio unico che guardano in un'unica direzione. Una tifoseria, una città gli può regalare emozioni che sono indescrivibili. Questa unione, il tifo, lo stadio, il ritrovo, i cori, la partita. La curva è una famiglia, fondamentalmente. Quando parli con qualcuno esterno al nostro mondo non può capire quello che proviamo. La partita è il culmine delle nostre emozioni. Anche al di fuori dello stadio, quindi qualsiasi problema familiare, di lavoro, questo crea un'aggregazione. Si parte dalla scuola, dagli sfottò, dalle compagnie il sabato pomeriggio in centro. Essere ultras non solo nello stadio vuol dire che comunque tu devi seguire sempre determinati codici, che sono i codici del mondo ultras, e soprattutto, tra virgolette, supportare la tua squadra anche durante la settimana, non solo durante la partita, cioè se c'è da andare a fare una coreografia, se c'è da andare magari quando c'è la Champions League, o magari le trasferte in settimana, tutto quello che riguarda l'Inter per noi c'è tutta la settimana. Curva è il cuore dello stadio, la curva è il cuore della squadra. La curva è quella che non ti abbandona mai. In una curva ci possono essere tantissime classi sociali, dico sempre, si spazia dal cardiochirurgo al più grande delinquente di Milano. Un'aggregazione importante che al giorno d'oggi manca, perché ormai la società è rivolta a essere molto individualista, no? Dove si è gelosi l'uno con l'altro, si gode anche delle disgrazie altrui. Across the world, supporters groups struggled to keep a sense of community and stay active throughout the COVID lockdown. Lockdown, la gente non usciva veramente. Sbaccia, sono rovinati, gente ha perso attività, ha perso tutto. In this period, a bustling city like Milan came to a complete halt, leaving streets empty and people bereft of socialization. Io ho passato giorni a Milano senza vedere una macchina. Ed è stata un'esperienza veramente traumatica. La città vuota, perdere le proprie abitudini, tanti ragazzi che magari iniziavano anche con l'adolescenza ad affacciarsi alla vita, sono ritrovati comunque a essere limitati, hanno perso comunque 2 anni degli anni magari più belli della loro vita. At the start of the 2020-21 season, things were far from positive in the Inter camp. Inter had just lost the Europa League final and rivals AC Milan were on a historic unbeaten streak. È stato un inco. L'ho vissuto di merda. By December, Inter were eliminated from the Champions League and supporters looked further than ever from returning to the stadium. Per evitare che poi la nostra identità ci venisse, tra virgolette, privata. Abbiamo deciso di continuare a sostenere la nostra curva e la nostra città. Quando vanno male bisogna aiutare. Tenersi per mano e uscire insieme. È normale che se dopo quella volta se ne sbattevano i coglioni, allora mi prendi in giro. Finché non muori, non puoi dire che hai perso le cose. Bisogna giocarsi la fine. Inter fans would finally see the tides turn in their favour on January 26th in the Coppa Italia, where a late goal from Christian Eriksen would redefine the course of their season. Il gol di Eriksen in quel momento è stato fondamentale. È stata una partita assurda dove stavano dominando, il Milan è passato in vantaggio, poi abbiamo rimontato e quel gol lì di Eriksen che veniva da un momento difficile è stato la chiave di volta della stagione, perché Eriksen da lì è entrato in campo, non è più uscito, la squadra ha iniziato a giocare in un modo totalmente diverso.
stato sicuramente un episodio fondamentale. Giocatore criticato, massacrato tutto l'anno, poi ti fa un gol all'ultimo minuto, un gol tra l'altro bellissimo su punizione, sotto la curva nord. Da là ci siamo compattati, sia la squadra che ti cuore. E siamo andati tutti insieme sulla stessa direzione. And in the semi-finals of that competition against Juventus, Curva Nord would find a unique way to support their team. Non è mai stato facile riuscire a far capire come potevamo stare vicini comunque alla squadra. I fuochi d'artificio sono stati un segnale ben chiaro, soprattutto a inizio partita. È stata proprio una spinta importantissima che solo la Curva Nord sa dare. È stato un gesto importantissimo perché avevamo voglia di far sentire i ragazzi che noi c'eravamo. E seppur dall'esterno è stato per far capire che la Curva Nord era tornata, che noi eravamo vicini alla squadra come lo siamo sempre stati. Per noi stare vicino alla squadra vuol dire andare oltre. Noi alla fine abbiamo fatto i rivoluzionari, che noi abbiamo fatto cose, poi le hanno fatte tutti gli altri. Vabbè, noi, cioè, se io vado in galera, ma che ho paura di buttare quattro volte. Però se quei fuochi servono poi a caricare una squadra, a farvi capire che ci siamo, tanto bene. The derby with AC Milan on February 21st, 2021 will go down in history as the most important Milan derby since the Champions League semi-finals of 2003. Il derby è il derby, e il derby vale tutto. On the night, Inter won 3-0, cementing Inter's position at the top of the league. Despite the ban on supporters, nearly 30,000 fans from each team gathered outside their opposing curves. Le due curve di Milano erano fuori a sostenere i loro colori nonostante la pandemia. Noi abbiamo detto ci troviamo là, è stato l'entusiasmo della gente che abbiamo fatto, è stata la spontaneità della gente che abbiamo fatto, cioè non dovevi far partire un po', la gente non faceva partire, la gente era impazzita, era la voglia di far vedere, noi ci siamo più di loro. È stata senza dubbio una giornata particolare, noi eravamo dal nostro lato, loro erano dal loro lato, sentivano i cori. On May 1st, 2021, Inter became champions at Italy. Dopo la partita col Crotone, il giorno dopo l'Atalanta non ha vinto col Sassuolo, quindi ci ha consegnato matematicamente lo scudetto. È stato un momento incredibile. What followed would be a spontaneous celebration in the center of the city, the largest gathering Milan had seen in over two years. Ero con gli amici, siamo corsi prima a San Siro e poi in Piazza Duomo. E questo momento ci ha permesso, dopo tanto tempo chiusi in casa, senza uscire, senza abbracciarci, di tornare tutti insieme a festeggiare. Quindi è stata una cosa abbastanza spontanea, infatti la piazza del Duomo era piena. Era importante per la gente, per non per la città, per tutte le generazioni. Se quel giorno lì fosse arrivato il signor Dio, mi avesse detto, Alberto, non uscire, festeggiare l'Intercampione di Italia, mi avrebbe detto, signor Dio, mandi all'inferno. Comunque celebrare, dopo anni. Dopo tutto quello che è successo, dopo l'anno difficile, parlo da tifoso che ama andare in Cuba, tifoso che sente il bisogno di andare in Cuba, sente il bisogno di cantare per la propria squadra, che sente il bisogno di andare in trasferta, che ha visto i treni speciali. Rivedere tutta quella gente insieme, riunita per tifare, è stato importante dopo tutto il periodo di chiusura che c'è stato. E da lì ho detto, adesso si può ricominciare. For the home games, against Sampdoria and Udinese, Inter fans would organize two historic days of celebration in front of the San Siro. Milano è una città che vive di questo, vive di emozioni, di aggregazione, è sempre sveglia. E per noi che abbiamo fatto la festa è stato un poterci ritrovare e festeggiare tutti insieme. Eravamo in zona gialla che comunque era fattibile viaggiare da una regione all'altra. Allora abbiamo cercato di portare più gente possibile che aveva voglia di partire, a 60-70 mila. Riempivamo lo stadio, capito? Tutta quella gente, Vittorio Scudetto, tutti in giro, ma proprio anche mi sa in tutta Italia, non lo so, c'era la gente che girava con i colori nero azzurro e sport. Cioè, a me mi ha portato tanto perché, proprio ero felicissimo, io ho detto tutti i colori nero azzurro in giro. Poi noi non dicevamo da 10 anni, festeggiare insieme, mio figlio con me, e tanta roba. The occasion proved to be bigger than a title celebration.
And a reminder that the city of Man is still alive. La gente aveva proprio voglia di riprendere la propria vita e speriamo davvero che si possa tornare tutti alla normalità. Mio figlio con i suoi amici, che magari sono stati chiusi in casa per 2 anni, che non si vedevano più, è stato un modo per ritrovarsi, per ristare tutti insieme, per ripartire insieme, è stata una ripartenza. È stata la rinascita, il poter ricominciare, che è quello che avevamo bisogno tutti, ricominciare a vivere in primis. Grazie a Dio abbiamo vinto lo scudetto. After all, this is the best of what Ultras culture can achieve. The Ultras think about the group. The group is there to lead the curve to inspire joy in the stadium, and the stadium can give unforgettable moments to a city. Ma capire che nessuno ce la fa da solo, che è bello che uno aiuti l'altro, si vive insieme, si soffre insieme, si muore insieme, insieme, uniti. Essere ultra vuol dire essere ultra tutti i giorni. La nostra vita è questa. La nostra vita è questa, poi ci si vede, okay.